Peraltro l'ho incontrata stamattina da Tiffany, ovviamente, dove facciamo colazione e dove mi capita beati di fare voi un po' di chiacchiere, e mi ha ribadito il fatto di essere molto soddisfatta di questo campionato, perché non si sentiva davvero fisicamente, non si sentiva a posto, non erano frasi di circostanza. Finale A, titolo dei 200 rana in palio tra Riccardo Cervi, che sarà in corsia numero 1, Edoardo Giorgetti corsia 2, Flavio Bizzarri corsia 3, Luca Pizzini, eccolo qua inquadrato in questo momento, corsia numero 4, Moises Loschi corsia 5, Niccolò Martinenghi alla 6, Giovanni Sorriso 7, Federico Poggio 8. Uno dei giovani seguiti con molta attenzione in questo momento, Federico Poggio. Niccolò Martinenghi qui inquadrato invece si sta già proponendo come big assoluto. Per lui un campionato di completa maturazione, record sui 50, decima prestazione al mondo di sempre, la conferma sui 100 con un crono da 59-46 che è il numero 2 in Italia di sempre, vicinissimo al record di Fabio Scozzoli, 4 centesimi, e adesso riabbraccia i 200 che sono stati il suo primo amore e ultimamente li ha traditi spesso, visto che non ritrova più il passo e la continuità e la convinzione per affrontare questa distanza. 2.10.79 per il pass mondiale, Luca Pizzini, gara che nuota a memoria, sempre molto equilibrato il pizzo per quello che riguarda Martinenghi, invece da capire quanto deciderà di spendere nelle prime due vasche, che tipo di atteggiamento vorrà avere, quindi quanta benzina consumare. Si comincia, grande stacco, è oramai un dettaglio che sottolineiamo sempre perché vale la pena ricordarlo, reattività, elasticità, potenza per Niccolò Martinenghi che va al comando, subito contrattaccato da Luca Pizzini in corsia 4, cuffia scura Pizzini, cuffia arancio Martinenghi. Lui ha un vantaggio di 2 secondi secchi al via nei primi 100 metri rispetto agli altri, per cui diventa interessante capire se vorrà capitalizzarli o meno, quindi con una partenza veloce o altro può girare 100 metri su un tempo molto simile al migliore attuale degli suoi concorrenti. Davanti di mezzo secondo, dopo una vasca, Niccolò Martinenghi, Luca Pizzini seconda posizione, Edoardo Giorgetti insegue in terza, Giorgetti in corsia numero 2, parte alta della vasca e cuffia oro. Adesso Pizzini prova a recuperare un po', si riavvicina ad un Niccolò Martinenghi che viene contrattaccato, viene recuperato, passaggio di metà gara, Pizzini 1.02.49, Martinenghi lì a un centesimo. Beh, molto intelligente Pizzini però, ha snaturato la sua gara per non lasciare spazio a Martinenghi e questa è una grande dimostrazione, un Pizzini che sta nuotando decisamente bene, passaggio è super convincente e Luca ha dimostrato di avere nella storia anche gli ultimi 50 metri solidi. Prova ad andarsene nella terza vasca Luca Pizzini con Martinenghi che ha mollato un po', non del tutto, il margine per provare a recuperare su Pizzini in teoria c'è, 1.35.58, 6 decimi guadagnati di fatto da Martinenghi ed un Bizzarri che prova a innescare la rimonta finale. Beh, clamoroso il passaggio ai 150 di Luca Pizzini, davvero tempi notevolissimi con Martinenghi che non molla e Pizzini che spinge ancora molto fluido. Rimonta Bizzarri in corsia numero 3, va ad agganciare la posizione numero 2, davanti c'è sempre Pizzini che è lontanissimo e oramai irrecuperabile per chiunque, fa fatica Pizzini ma resiste, Pizzini che timbra un 2.09.23, signori, tempo da applausi per Luca, c'è la qualificazione mondiale e soprattutto c'è un sotto 2.10, limite che lui non aveva mai superato, che lo porta quindi a farci ragionare ancora di più su quanto anticipavamo all'inizio di questa gara quando parlavamo dei 200isti ranisti italiani della storia. Ricordiamo anche Bizzarri 2.11.17 e il tempo di Martinenghi 2.11.63, terzo posto e record italiano giovanile.
Beh, molto molto bella l'azione. Abbiamo avuto in questa gara un po' quello che è successo nei campionati, che gli stessi tecnici hanno raccontato. È vero, c'è una spinta giovane importante e l'abbiamo trovata anche qui nel 2-11 di Martinenghi, ma è anche vero che i giovani che grattano i piedi, riprendendo un'affermazione del presidente Barelli, ai vecchietti, danno ulteriore linfa e stimolo a questi ultimi per ricominciare a progredire. E in questi 200 run abbiamo visto esattamente il proporsi di questa situazione. Un stupendo Luca Pizzini. Sono contento per Luca, se lo merita, spesso nell'ombra, poi quel lampo con il bronzo europeo, questa è la conferma di una solidità e di un percorso di crescita che lo conferma su questi livelli. Vedremo come si presenterà nella vasca ungherese di Budapest. Mostra i muscoli e dice, che vuol dire quel dito giù? Sono andato sotto il 2.10? L'ho piazzata qua, l'ho messa qui. Sono andato sotto il 2.10, l'ho piazzata e il posto sull'aereo per l'Ungheria c'è anche per me. Ebbene, se l'è strameritato, così come aveva meritato la medaglia europea l'anno scorso, ma è il progresso cronometrico che fa sensazione. Sono diversi anni in cui Pizzini nuota dal 2.10 alto, è sceso qualcosa l'anno scorso e quest'anno boom, scrollata. Zona mista. Luca Pizzini, molto bravo, bellissima gara. Sì, grazie. Finalmente un tempo penso degno di nota. E ho lavorato per questo e sono contentissimo, sono proprio contento. Si è visto la tua esultanza, tu sei molto misurato generalmente. Sì, il fatto di scendere sotto il 2.10 era ormai un paio d'anni che ci lavoravo con costanza e questa volta penso che abbia ripagato tutto il lavoro, tutto il sacrificio fatto negli ultimi anni e sono proprio contento, sono da dire. Vorrei salutare tutti quanti quelli che mi seguono, la mia ragazza che probabilmente mi stava guardando in TV, i miei genitori che sono venuti e ringraziare la mia società, i carabinieri, la Ventegodi che mi permettono di nuotare a questi livelli e basta, penso che siamo tutti. Ti sei tolto una bella soddisfazione e comunque anche la tranquillità di poter lavorare bene verso il mondiale. Sì, sì, sicuramente il tempo è molto buono per me e adesso ci sono 3 mesi per cui lavorare, altri 3 mesi per cui lavorare molto profondamente fino a fine luglio e ce la metto tutta come sempre. Grazie Luca, complimenti. Grazie a voi. Ciao.